Salve a tutti e benvenuti in questo spazio di conversazione con i grandi artisti. Io sono Federica Limina e oggi ho l'onore di avere dall'altra parte dello schermo una delle più grandi voci internazionali, un timbro inconfondibile che oltre ad essere una delizia per le nostre orecchie, risuona e vibra nell'anima. Lui è catanese, è d'adozione Emiliano, ma il suo sound ha incantato il mondo. Per questo è stato definito il Barry White italiano, ma per noi non c'è definizione che tenga perché per noi è l'unico e grande Mario Biondi. Ciao Mario! Troppo buona e troppo gentile, veramente. Mamma mia, che presentazione, Ma per grazie, me è un complimenti. onore, grazie veramente a te Grazie. di essere qui con noi stasera. È un Allora, siamo piacere. qui per noi, siamo qui insieme per parlare del lancio del tuo ultimo album. Dare o Dare, che dir si voglia, e tu hai attribuito una doppia valenza a questo titolo, forse Sì. anche per questa dicotomia che incarni come artista italiano che però canta per lo più in inglese. Ci dici perché hai scelto questa parola? Guarda, la parola dare o dare mi piaceva molto, beh, intanto per entrambi i significati, perché dare è una di quelle cose che, non lo so, penso che mi appartenga molto. Adoro essere a disposizione delle persone che amo, ma anche delle persone che forse conosco appena. Quindi ha fatto un po' parte della mia vita come vocabolo. Osare alla stessa maniera, anche perché poi molto spesso per dare bisogna osare tanto, perché è un rischio che non ha una garanzia, ma in generale che tu riceva un feedback positivo o un feedback negativo, dare fa bene. È vero, questo è un bellissimo messaggio. E questo disco che tu hai così generosamente fatto, creato, arriva anche alla soglia di un evento importante, alla soglia dei tuoi 50 anni. È un traguardo molto importante, infatti il lancio è stato fatto il 29 gennaio, ovvero il giorno dopo del tuo 50° compleanno. Ma è stato un caso, una fatalità, oppure ti sei fatto un regalo e ci hai voluto fare soprattutto un regalo? No, no, nessuna fatalità, è stata una cosa che ho deciso, che ho voluto fortemente e che per me doveva avere una valenza importante. Sia perché mi piace festeggiare il mio compleanno e festeggiarlo insieme a tutti. Sono abituato e credo di aver festeggiato forse tre quarti dei miei compleanni sul palco e quindi in mezzo alle persone o al mio pubblico. E quindi tirare fuori il disco come idea in questo periodo, nel periodo esatto del mio compleanno, mi sembrava una celebrazione importante, anche perché, insomma, il mezzo secolo è un'età importante. Sì, è una celebrazione degna e soprattutto per quello che è Der, perché l'album è veramente straordinario, è ricchissimo non solo dal punto di vista del numero dei brani, perché abbiamo 16 tracce con 10 brani originali, 4 rivisitazioni e 2 remix, ma anche perché è veramente ricco di stili diversi. Si vede proprio questo tuo dare. Io l'ho interpretato un po' come la storia della tua carriera, ma anche delle tue passioni, no? Che tu hai proprio affrontato quell'eclettismo che ti contraddistingue. Infatti si parte dal soul e dal jazz dei tuoi esordi, ma si passa anche dal funk, dal pop, dal rock. E ci dici un po' come è nato questo progetto così eclettico, così vario? Ma intanto ti ringrazio e voglio farti i complimenti perché è molto piacevole essere intervistato da una persona che ha realmente comunque avuto occasione di ascoltare o percepire il lavoro che abbiamo svolto. E dico abbiamo a ragion veduta perché poi Mario Biondi sul titolo diciamo che è la punta dell'iceberg, perché sotto questo nome si celano decine, decine, centinaia di persone. Scusate. E la cosa che mi ha arricchito sempre nella vita è il confronto, l'ascolto, l'imparare
ho sempre imparato ad imparare ascoltando, è fondamentale. E ascoltando ho imparato a diventare quello che sono, sono diventato quello che sono. Nel progetto ho incluso amici come gli High Five Quintet, la band con la quale ho iniziato, diciamo, la scalata, questo percorso al grande pubblico, e band grazie alla quale anche ho avuto un certo tipo di credibilità, perché devo molto ai jazzisti degli High Five Quintet che hanno creduto in me, che hanno investito in me. Alla stregua degli High Five Quintet devo moltissimo all'Incognito, a Bluey dell'Incognito, che alla stessa maniera ha investito tanto in me, ha creduto in me, si è esposto per me, e questo è una cosa che non fanno tutti, fa parte del dare, bisogna essere degni di ricevere e essere molto attenti a ricevere. C'è un detto inglese che dice coloro che danno devono misurare ciò che danno, perché coloro che prendono non hanno mai misura. Io invece sto imparando, ho imparato nella vita a ricevere, a prendere ciò che mi viene donato, ma con grande rispetto, con grande attenzione e senza mai abusare della generosità di chi ci dona a me, perché questo credo che faccia parte dell'educazione che ovviamente la mia famiglia mi ha trasferito. E credo che abbia una valenza in questa società molto importante. Per me è una di quelle cose che cerco anche di trasferire ai miei ragazzi, ai miei figli, perché credo che sia fondamentale non dare niente per scontato. Love is a temple, don't take it for granted. Anche lì c'è questo concetto: l'amore è un tempio, non prenderlo per scontato, possederlo, non cercare di possederlo per così, perché pensi che sia scontato. Poi nello stesso progetto c'è The Band. The Band è la mia band, è il gruppo di musicisti, amici, e dico amici a ragion veduta, perché al di là della nostra collaborazione artistica e musicale, con loro c'è realmente una condivisione d'anime, e questo è molto raro, non è così semplice da ricevere. Con loro siamo insieme oramai da 10 anni e abbiamo girato 3/4 del mondo, abbiamo fatto clubs, teatri giganteschi, grandi festival jazz, abbiamo fatto tantissime cose. E poi durante questo percorso musicale ho avuto l'opportunità di collaborare con tanti artisti anche grandi di nome, italiani, come Renato Zero, come Pino Daniele. Fra questi grandi artisti italiani c'è un chitarrista che io chiamo amichevolmente il maestro della chitarra, perché oggettivamente è stato nominato da Billboard anche come uno dei migliori 10 chitarristi al mondo, e Dodi Battaglia è un chitarrista eccezionale, eccelso. Se posso un attimo interromperti, Simili è davvero una canzone straordinaria, io adoro ascoltarla. Ma tutte, però ecco, questa mi colpisce tantissimo. Sono onorato di quello che mi dici, perché poi Simili ha una storia molto importante, perché è una canzone che scrissi alla fine degli anni 90, con un gruppo di lavoro che si chiamava Table, che aveva sede in Svizzera. E purtroppo il collante, il fautore di questo gruppo che si chiamava Table era Giovanni Kleis. Giovanni Kleis era un mio coetaneo che purtroppo ho perso circa 10 anni fa. Ho voluto assolutamente tributargli un pensiero e un'onoreficenza, mettiamola così, all'interno di questo disco, con questa canzone che ho riscoperto dopo tanti anni, e per me quando è partita ho sentito l'albero nel mio giardino, lui cresce e non verserà una lacrima, simile alla natura, noi voli incontrastabili di pensiero. Mi sono detto, cavoli, ma io a 25-26 anni scrivevo bene, ma come mai l'ho lasciata lì? Perché? Perché poi ovviamente
In quel periodo collaboravo con strutture discografiche che non cercavano la poesia, non cercavano questo genere di cose, cercavano un prodotto e un progetto commercializzabile. Ecco, brutta parola da dire, ma questo era. A volte è un po' il prezzo da pagare anche un po' per lanciarsi, no? A volte succede questo. Sì. Beh, io forse sono stato sfortunato, fra virgolette, perché ho visto la luce del successo a 35 anni, circa 34 anni, e l'ho vista grazie a una svista. Per esempio, Bluey dell'Incognito mi chiama The Shiver, la scheggia impazzita, cioè colui che è uscito dalle maglie della musica pop con un progetto jazz che non poteva diventare pop. I discografici, i radiofonici dell'epoca mi dicevano: un artista italiano che canta in inglese non potrà mai fare niente. Questo era quello che mi veniva detto all'epoca. Vedi, la vita è strana, bisogna avere pazienza e amare quello che fai. Prima o poi qualcosa succede e non è detto che sia il successo. Magari è qualcosa che ci fa stare bene. Assolutamente. La cosa che più mi colpisce di questo album è proprio quello che tu hai detto delle collaborazioni, questo scambio continuo, questo bagaglio che ogni artista porta. C'è un'altra artista, Olivia Trammer, no? Che ha duettato con te in due bellissime canzoni. E questo scambio che tu proprio ricerchi. Ed è come se si delineasse una storia attraverso i vari stili e attraverso i vari artisti, come se gli artisti siano i protagonisti di questa storia insieme a te. Assolutamente. Per me è fondamentale che si condivida un palco, è fondamentale che si condivida una canzone. Non sono cresciuto con la mentalità di non primeggiare. Io voglio collaborare, io voglio condividere, non primeggiare. Non mi interessa primeggiare. Questa è una cosa bellissima perché insieme si va avanti e si fanno delle grandi cose, secondo me. Io sono d'accordo con la tua Assolutamente. affermazione. Vorrei entrare adesso un po' nello specifico di alcune canzoni che mi hanno colpito perché ti legano a una sicilianità che ancora penso sia ben radicata. La prima è una canzone con cui tu hai abbracciato un'iniziativa bellissima, un progetto benefico per la riqualificazione di un'area della città di Messina. Il brano si chiama Show Some Compassion e vorrei che tu ci spiegassi in che cosa consiste questo progetto e anche il progetto del brano. Il brano è stato scritto da una mia vecchia conoscenza che si chiama Chuck Rolando, musicista, un artista di lungo corso. E mi mandò questa canzone e mi piacque molto. L'ho tirata fuori dal cassetto quando mi è stata prospettata l'idea di fare qualcosa di benefico. La cosa di benefica doveva essere appoggiata a un ente benefica che avrebbe dato dei benefici un po' sparpagliati, ecco, perdonami la licenza qui, un po' sparsi. Mentre sono in lavorazione su questo brano e sto comunque ragionando su chi chiamare e chi non chiamare eventualmente, sono intervistato da una trasmissione mainstream, quindi su un canale televisivo Rai. E prima della mia intervista mi appare Nino Frassica. Mi appare Nino Frassica che racconta di una realtà che io non conoscevo, della realtà delle baraccopoli di Messina. E mi mortifica questa cosa. Mi fa sentire una persona stupida, uno che non si è occupato della propria regione, della propria terra, che non sa niente della propria regione, della propria terra. E questa però, questa mia mortificazione l'ho immediatamente, diciamo, questa frustrazione l'ho voluta subito esorcizzare. Ho immediatamente chiamato Nino, ho chiesto spiegazioni, ho chiesto lumi in merito a questa iniziativa, a questa problematica più che altro.
e ho chiesto contatti, ai quali fra parentesi ha partecipato anche Annalisa Minetti. Ho chiesto i contatti con il sindaco di Messina, con le varie, i vari assessorati e chi comunque si stava occupando realmente di questa problematica. Nel mio piccolo mi sono messo a disposizione, ho detto io non so cosa posso portare a tutta questa problematica, però se mi permettete vorrei regalare una canzone mia, regalare le mie amicizie, quindi ho coinvolto una decina di artisti, forse di più, non mi ricordo, da tutta Europa, perché ho chiamato Alan Clark dall'Olanda, Paolo Gonzo dal Portogallo, Sarah Jane Morris dalla Scozia, Nick the Nightfly, oramai è più siciliano che scozzese, e Jeff Cascaro dalla Germania, Enzo Avitabile da Napoli, Omar dall'Inghilterra, Bluey dall'Inghilterra, di nuovo chiamo ancora Do di Battaglia e dico vorrei fare una canzone benefica per questa cosa qui in Sicilia, che ne dite? Si sono messi tutti a disposizione, Annalisa Minetti, dimenticavo, si sono messi tutti a disposizione, Luna che è la vincitrice di X Factor di qualche anno fa, e si sono messi subito a disposizione, abbiamo registrato questa canzone e l'abbiamo messa a disposizione per prestare attenzione a questo particolare problema. Speriamo di poter essere d'aiuto, questo posso dire, ecco, spero che questo piccolo gesto, questo amore di aggregazione possa dare anche poco, però qualcosa. E questa è la testimonianza che è quando si è in tanti a fare le cose, no? Un bel gesto in tanti, l'unione fa la forza e magari si può aiutare queste persone in difficoltà. Grazie per questa cosa, Mario. Un altro brano su cui voglio porre un po' l'attenzione, sempre nel filone di quella sicilianità di cui ti parlavo, è un brano che vede la tua collaborazione con Il Volo, ma che è importante anche per qualcos'altro per te. Ci parli di Crederò? Crederò è una canzone che Chiara Bella, che è la figlia di Gianni Bella, mi inviò un giorno, mi disse, guarda, questa qui è l'ultima canzone che papà aveva fatto prima di avere l'ictus, insomma, prima di avere questo infortunio di salute. E mi disse, che ne so, se per caso, intanto te la voglio far ascoltare. Io la ascoltai e mi innamorai subito di questa canzone. A tal punto che mi mise a lavorare sul testo, insieme a Serena Carta Mantiglia, che è una mia collaboratrice e che è stata anche corista con me in tour per diverso tempo, abbiamo creato questo brano double fuzz con le parole in italiano e le parole in inglese che praticamente ripetono la medesima cosa. Ho voluto, Gianni fondamentalmente aveva già strutturato la canzone come canzone da cantante d'opera, quindi con una predisposizione a un certo tipo di liricità, di vocalità. E devo dire che avevo pensato anche a Andrea, ammetto, avevo pensato anche di contattare Andrea Bocelli. Poi il volo era sempre con me, mi aleggiava, ecco, il volo mi aleggiava intorno, penso che funzioni benissimo. Al che chiese Michele appunto se i ragazzi erano disponibili o avevano voglia di cantare una canzone con me. Insomma, ho riunito questi tre monelli, due siculi e un abruzzese, ed è venuto fuori, credo, una canzone molto interessante, molto particolare, molto profonda, grazie sicuramente alla mano maestra del grande Gianni Bella. Sì, una canzone, come dici tu, molto emozionante, anche
questa botta e risposta, chiamiamola così, no? Dell'inglese e dell'italiano, che va a enfatizzare anche quello che è il messaggio della canzone, quindi davvero bellissima. Ma senti, mi ha colpito molto la cover del tuo album, dove tu sei ritratto con lo sguardo verso l'alto e con alle tue spalle queste ali famosissime, no? Il murale alato di Colette Miller. Qual è il messaggio che vuoi dare con questa immagine bellissima di questa cover? Ma quello fa molto parte dell'osare, sicuramente, no? La copertina è molto osare, molto dare. Ma ho pensato che perché aver paura eventualmente di rappresentare anche una bellezza santa, anche comunque di estrazione cattolica, perché no? L'Arcangelo Gabriele ha le ali colorate, è colui che porta le buone notizie, è colui che porta la notizia della nascita di Gesù. Perché no? Fa parte della mia cultura. Sembra che la mia cultura come cristiano sia diventata quasi tabù, faccia parte di una cosa poco cool, perché oggi per essere cool devi essere buddista, devi appartenere a una cultura orientale. Ma noi non apparteniamo a una cultura orientale, noi apparteniamo alla cultura occidentale. E credo che quella raffigurazione lì possa dare anche un'ispirazione a guardare verso l'alto, a elevarsi da terra, a cercare qualcosa che non è terrena per forza, a cambiare anche un po' appunto il punto di vista. Cioè non guardiamo sempre a terra, non guardiamo sempre davanti per cercare di avere, apprendere, conquistare, arricchirci, perché alla fine guardando in alto certe volte ti arricchisci di più. E potrebbe essere anche un portatore di una buona notizia in questo momento, visto che siamo in un periodo un po' particolare. Perché no? Magari. Sai, tante volte i momenti critici servono ed è molto insito, secondo me, nella natura umana. Il momento critico ti aiuta a comprendere il valore della vita, il valore della libertà, il valore delle cose che hai. Cioè, io sento ogni tanto persone che si lamentano perché non possono andare a fare l'aperitivo, perché non possono fare la cena fuori con gli amici, perché non possono uscire e andare in discoteca. Credo che sia un po' offensiva questa cosa, credo che sia una mancanza di rispetto questa cosa. La stiamo dando per scontata, anche questa. Io negli anni 80 forse uscivo nel fine settimana, o se uscivo durante la giornata al massimo facevo una passeggiata, ma non dovevo andare necessariamente in un ristorante o andare con questo. Non voglio ovviamente togliere qualcosa ai ristoratori, o ci mancherebbe. Però siamo abituati troppo bene e dobbiamo accorgercene. Perché i nostri genitori, i nostri nonni, ma non avevano neanche un decimo di quello che abbiamo noi e si lamentavano molto meno. E forse manca un po' l'introspezione, che è quella che ci può dare anche l'ascoltare una bellissima canzone. Allora Mario, io ti volevo chiedere un'altra cosa. La presentazione di questo album. Se mi prometti sì. Che è l'ultima, perché comincio ad avere gli occhi che mi si stancano tantissimo, perdonami, chiedo scusa. Allora sì, magari parliamo un po' di live. Volevo un attimo anticipare un po' le date del tuo tour e quindi volevo chiederti intanto com'è stata la presentazione live del tuo album e poi volevo chiederti, visto che sono state fissate due date già, il 14 e il 16 marzo, il 14 marzo al teatro all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 16 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, se avevi qualche data per noi in Sicilia. Allora, intanto, a mio parere, queste due date non sono ancora così certe.
visto anche il fatto che Sanremo si svolgerà senza pubblico e siamo in marzo? Sì, siamo a febbraio, sì, saremo a marzo, certo. Io ho qualche dubbio che marzo possa essere il mese adatto per riaprire la mia tournée, però intanto abbiamo spostato per l'ennesima volta le date e mi auguro che si possano fare, ma se non saranno fatte in marzo, saranno fatte più avanti. Bisogna avere pazienza, dobbiamo avere pazienza. Questa, guarda, a Bolzano si dice chi sei a zita? Conosco questo detto di Bolzano, non so come, però mi suona familiare. Ora, per i non bolzanini vorrei dire che vuol dire questa è la situazione, questa è la vita che ci abbiamo un po' scelto e che un po' ci è toccata anche. L'ultimissima cosa e ti lascio, davvero. Allora, lunedì 15 febbraio uscirà il videoclip di Cantaloupe Island nel remix di DJ Meme. Posso chiederti, sì, bellissimo, lo aspettiamo con ansia, posso chiederti se ci accenni qualcosa? Guarda, ho visto qualche telegiornale, quindi posso dirti che, insomma, quello che hai visto al telegiornale penso tu abbia visto, forse no. No, io l'ho visto, parlavo se ci cantavi qualcosina. Ah, un pezzettino della canzone vuoi sentire? Di Cantaloupe Island? Non lo so, quello che vuoi tu. Lasciaci con questo regalo. Say, there's an island, an ocean away, where time doesn't care, it's dreaming and swaying. Planted food and planting wine, people dancing in the fine. Meraviglioso. grazie Mario, grazie davvero, mi te, hai accontentato anche in questo capriccio. Io ti ringrazio e speriamo che verrai presto in Sicilia. Ti aspettiamo a braccia aperte. Non vedo l'ora. Grazie. Ciao. Grazie a te. Ciao a tutti e ciao a te. Ciao a tutti e grazie.